Quanto è questo pezzo di strada? Quello lì è stato almeno 40 minuti. No, 40 non lo so, però cioè, vedo lì in fondo 20 minuti. Stiamo vedendo il nostro futuro. Oh, sotto io che camionisti. Siamo andando a Las Vegas, da Los Angeles. Probabilmente mi stanno abbandonando in questo momento come un cane randagio. Siamo tipo 4 ore di viaggio. Questo qui è la prima volta che scendo dalla macchina, infatti pisciatina, ma soprattutto and buttered fried chicken. Paninozzo, così. Volevo registrare un video su posti, tavole calde dove si fermano camionisti, roba del genere, perché so che ci sono, cioè insomma, strade lunghissime, tutta dritto, non si vede neanche la fine. Anzi, si vede la fine e vedi quanto è lunga, cioè te vedi dov'è il futuro. Comunque questa qui è la location nella quale ci troviamo in questo momento. Fighissimo. Questi sono i posti che mi garbo a visitare in America. Pumpkin date shakes. Oh, un posticino carino questo, secondo me. Volantini strani. Già si intravede un po' i segni di Vegas. Belli souvenir dell'Indiana Navajo, delle riserve naturali. Caruccio, tutto il legno così. Check del bagno nelle stazioni di servizio americane. E questo non me l'aspettavo. Cioè, sono tematicizzati i bagni. Non c'entra assolutamente niente. C'è un gran puzzo di piscio. Però figo. Questa è proprio la latrina di Shrek. Comunque ho appena scoperto che questo è un pisciatoio, è un Vespasiano gigante, dove le persone si mettono qui tutto accanto e pisciano. Non ci riuscirei, probabilmente. I geni? No. Il Zoltar? No, nostro padre. Nostro padre. Ma è sto paninozzo qua che è new open. Ma fanno? Cioè lavorano qui? Un sacco di frutta secca. Gelatini vari. Madonna, ma questi sono dei coni, come si deve, king size. Però io tipo ho notato che i coni Magnum, in generale i gelati, si sono rimpiccioliti in questi anni. Sempre i più zitti zitti loro. Perché ci sono tutte queste salse piccanti? C'è chi è la più piccante? Trovata. Ma questo è un mio scovilla. Un milione di scoville. Un milione di scoville. Cioè, che succede al topo? Che 2 milioni di scoville. È fuoco, cioè c'è del fuoco in questo teschio. Dai, ti prego. Andrebbe assaggiata, è per curiosità, eh. Però siamo male forte. Porca vacca. Però sai che content. Una gocciolina di 2 milioni di scoville. Che cosa potrebbe corrispondere? Oh, bellissime queste scatoline con il nettare così. Bello, così sarebbe un po' da mordere di cattiveria. C'è una roba veramente molto strana qui in America. Però è con sto panino. Allora, il menù comunque ci sono le box, gli hamburger, $13, crispy chicken, è tutto a base di pollo fritto praticamente. Ci sono anche gli, ci sono anche gli hamburger, cheeseburger, bacon. Which one is the best? Everything. Painozzi pagati $25. Quanto sono in debito? Tu adesso? Sì. 368 euro. È onesto, potendo a peggio. Ora non ci resta che aspettare e mangiare in questa tavola calda, autogrill in America. Puoi scegliere, tra il Big Papa o il Lot Mama. I mega cetrioloni sono. Se siete a prendere. Perché c'hanno i Baby Bell? Ci sono i Baby Bell in America? Oh. Bom, 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 bom. Se non prendi questo non sei nessuno. Ma tanto paghi te. Porca troia. Sono i primi addobbi natalizi che vedo comunque qui. Ci sono i beef jerky. Ma perché ignoranza? Ma siamo in Nevada in questo momento? Eh? Siamo in Nevada. In Nevada. Siamo innevati in questo momento. Bellissimo, c'è la Duff. È la bevanda al cervello di zombie. Questo qui è 3. 3 milioni? 3 milioni di scoville. È la cosa con più scoville che abbia mai visto nella mia vita. Vedi, in America sono intelligenti. Non è che fanno come souvenir robe elaborate, edifici, miniature con modellini. Ti regalano i sassi. Direttamente sassi. E così, questo è business. Pietre, $12 una pietra. Che senso? Muraglie di carne essiccata. Bello il merchandising della Route 66. Occhiali estremamente veloci. Sono rapidissimo adesso. Adesso ballo la techno a Berlino. Ah, ma cavolo, avremmo potuto prendere direttamente i panini qui. Ah, siamo già pronti. È pronta la nostra shit? Eccola qua. Che bello il packaging così, bello vintage. Dove siamo? The Bird House. Casa dell'uccello. Ah, la casa dell'uccello. Bello. Cos'è quello, il chicken dovrebbe essere, la combo. Ci siamo presi la combo col panino chicken. Oh, sto pollo modificato, che gli dici? Un paninozzo, semplicemente con del mezzo chilo di pollo dentro. La natura mi sembra anche bella croccantina, sotto cetriolini. Poi ci ha dato inside mac and cheese. È lì cremoso. Ma che cazzo ci sei? Con i cacciazzini. Oh, ma che? Ma che ci so? Sono tipo le conchiglie sono. Conchiglie. Ma si va su col pollo, andiamo col pollo. Vai, divertiti. Perciò ragazzi, buon appetito a tutti, direttamente dal Nevada.
ne vada la mia vita, che io mangerò un pugno col pollo in Nevada. Forte, strong. Un pugno di petto di pollo in bocca. Sì, veramente è grosso. La... Bello juicy. È una roba allucinante. Qua è panatura. Non è croccantissima, però... Io, cosa buona, eh. Allora, a parte il pane, il pollo è buonissimo. È caramellato all'esterno. Sì. Questo, ragazzi, è pollo 100% biologico, sì, senza antibiotici e soprattutto... Ma digre. Poi i prote? Ciao. Oh, ma dire che preparazione, preparazione, è un bel morso. Sai cosa si sente? Lo zucchero in questo pollo. Lo zucchero del miele? Sì. Mamma mia, è buonissimo. Ma si sente lo zucchero, cioè un panino dolce. Panino zuccherato. Mac and cheese, bro. Mac and cheese. Non sono filanti, sono più cremosi. Andiamo insieme, dai. Sì, sembra più la salsa rosa che formula. Buon appetito, ragazzi. Appetuto. Mio. Immangiabile. No, eccessivamente formaggiosi questi. Ma il formaggio è più che altro. È tipo... È salsa rosa, veramente. Sottiletta, misto a panna. No, no, no. Stomachevole. Come fai? Prendi tutti i formaggi confezionati, quelli industriali, e metterli qui dentro. Tipo, mi sa, tipo di Asiago e Daper. No, no. Magari, magari, no, no. Però è quelli... vomito pure. Se lo mangi tu vomiti. Fermo, fermo, fermo. No, poco. Ecco, vomita ora. Bevi lo Scoville, là. Ah, lo prendi? È salito dopo, non so, una sorta di... La sentiamo io invece. Acido. Tipo vomito, sì, vomito, vomito. Siamo all'hamburger, cheeseburger, no, bacon burger. Bacon cheeseburger. Anche questo, stesso identico pane del chicken, però bella fetta di lattuga, cipolla cruda. Mamma mia. Che colori. Però i colori sono belli, c'è poi il classico panino, sembra il Krabby Patty, eh. Proviamolo. Se non moriamo dopo questo mac and cheese. Madonna, che tocco di cipolla, zio, amore, vieni qua. Guarda, guarda. Poi la curiosità ce l'ho. È la fine per me ora. Devo mettere un po' di cipolla sul mio morso col bacon. Qua. Mo, questa sola di cipolla è incredibile. La carne è molto asciutta, cioè secondo me potevano cuocerla anche un po' meno, però non so cosa può succedere se in America cuoci poco la carne. Posso? Prendi tutto questo panino, toglilo, mangia solo il bacon. Ok. È una bomba. Il bacon è una bomba, dici. Sentiamo questo bacon. Oh! Non è male, eh. Anche bello croccante, succoso. Ah, è veramente troppo, raga. Crispy Mac Bacon, eccolo. Me lo voglio godere adesso, che prima non ci ho capito niente. La mezza salsetta in più è quasi buono. Oh, Birdhouse, ne sa, ne sa. Ma poi il bello che tu lo stai chiamando Birdhouse, siamo nel mezzo del... Rimetti la mappa, metti il navigatore. Ok. Dove siamo? Esattamente un punto in mezzo a Nevada. Facciamolo vedere. Sono qua, aspetta. Mezzo al deserto. Trattorie nascoste ne abbiamo? Insomma, siamo riusciti a trovare qualcosa da mangiare pure in mezzo al nulla nel deserto. Abbiamo il cetriolone adesso. Il cetriolone. Cetriolone piccante. Una cosa sbagliata da mangiare. Chissà perché ce l'hanno. Cioè, gli americani lo mangiano mentre viaggiano. Io, oddio, quanto è brutto. Ma ci vuoi mettere un po' di sapone? È sapone, no, non usa il sapone. Anzi, Madonna. Però guarda, è fit. Zero calorie. Buonissimo, allora. Oia, oia, aiuto, c'ho paura. Dai, non è giusta questa cosa. Lo facciamo insieme, però. È sbagliata. No, no, è sbagliatissimo. Ma poi anche il morso. Lasciamo. Come fai a provare il gusto a mangiarlo? Però è senza glutine. Come a Giovanni piace? È uno sballo, mi piace. Perché l'hai fatto di nuovo? Fortissimo. È uno sballo. Prendiamo un altro mazzetto due. Sciogollum, eh. Caio. Grosso, schifo. No, no, ma dentro la saponetta. Però no, ci sta a fare un bel video azio in una stazione di servizio in America sulla Death Valley. Partiamo a Corfu a fare stazione di servizio. Ora ripartiamo che Las Vegas ci attende. E niente, la nostra avventura qui nella stazione di servizio in America è finita. E mi sono divertito, sinceramente, a registrarlo e stavo molto curioso. Ciao ragazzi! Tanto manca poco a Las Vegas, ce la posso fare anche a piedi. Noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci. Stiamo facendo giochetti qui. La boccettina di 3 milioni, 3 milioni di Scoville l'avete presa? Ma tu sai quanto costava quella boccettina, fra? Prova a sparare una cifra. Prova a sparare una cifra. Spara, spara una cifra. Secondo me qualsiasi cifra spari non ci vede. Plausibile per del piccante. Una boccettina così, eh? Una boccettina. $15. Beh, sarebbero anche tanti. Cioè, sono tanti, un botto. Cioè,
cerchiamo di alzare un po'. Però siamo alzare? Un po' di... Sì, perché cioè, ma come alzare? Stiamo parlando di una cifra importante, cioè comunque importante, se no non te l'avremmo, cioè non te l'avremmo detto, capito? 40. Io forse alzerei. Allora, aspetta, 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 però cioè 40 sono esageratamente tanti. Cioè 40 sono tanti. Però puoi aumentare ancora qualcosa. Davanti ai Wyoming ti dico $50. Allora, non stai esagerando, infatti. Sei veramente a esagerare. Va bene, ma 50 dollari. Cioè, 50 dollari. Una boccettina così. Ma che vuol dire? Alza. No, no, non è possibile. Allora, giuro, no. Lo volevo comprare, appena mi ha detto il prezzo, gli ho detto $58. Io la volevo comprare, ma non mi sembrava il caso. No.